Questa facciata, il primo documento che appare su questa facciata è della visita pastorale del 1614 del cardinale Federigo, e disse che questo era un bel edificio rivolto a sud e tutto quanto. C'è proprio la documentazione, tutto quello che vi racconto sono documentati. Noi vediamo quel basso rilievo della Madonna che fa profano, potrebbe dire, la Madonna con il nome di bambino, no? Santa Maria. Invece no, perché se la osserviamo attentamente, quella donna con in mano il fanciullo è una donna avanti negli anni, la Madonna era giovane. Allora quella è Anna con la Maria, Santa Maria, il nome di Maria, non la Madonna dopo, il nome di Maria. E anche quello è stato messo dalla Marchesa Belcredi. La Marchesa Belcredi si chiamava Mariana. Là c'è la colonnina del 1700, che non è la colonnina della peste. Il 10 aprile, quasi come oggi, 1744, festa donna Mariana Belcredi Durani. Questo determinava, cioè stava a significare la proprietà, era la colonna di proprietà. Questa colonnina era dove c'era la vecchia chiesa, vicino alla rotonda della Sogna, appena giù sulla destra c'era questa colonna. Non so, era fatta così. Noi possiamo vedere la bellezza di questo edificio guardando anche le volumetrie. Abbiamo il transetto in alto che è la metà esatta della parte centrale, la quale è la metà esatta della base, il tutto per 16 metri. Questo dà significato al campanile che è 32. Le quattro campane sono state infatti riportate nel 1920, perché durante la prima guerra mondiale bisognava state dati alla patria per fare le armi. Si è salvata la campanella che non si vede, che è sopra. Quella campanella è l'unico pezzo che è rimasto della vecchia chiesa, suona nei sei di discernato dal 1200. Che adesso non la sentiamo. Questo è l'edificio che dicevo prima, Palazzo Gorani, che parte con i tre corpi, 1, 2 e 3, che sono alti uguali. Scusi, questo e anche questo? Quello, questo e questo erano lo stesso palazzo. Questo era chiuso. Sì, qui era chiuso. Era chiuso prima. Questo era tutto chiuso, questo è il Palazzo Gorani, comprendeva l'edificio della chiesa, che aveva l'ingresso della matronale da parte interna per i padroni, e per il popolo poteva entrare a messa andando da qua davanti. Questo era tutto l'edificio, un edificio di una bellezza sconvolgente. Noi vediamo questo pentaportico